Non ci credo, non so perché sono sempre così sfigata. Ho parlato per una mezz'oretta a vuoto. Ecco, merito un like solo per la pazienza perché sto ripetendo tutte queste cose per voi. Avevo praticamente finito tutto quanto il video. Ho dato pure i saluti. No, memoria piena. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Erika e oggi nuovo video per quanto riguarda le tendenze moda primavera-estate 2023. Prima di iniziare e lasciarvi al video, però vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like per supportarmi. E mi potete trovare anche su Instagram come RedDerek. Iniziamo! Oggi vedremo infatti le tendenze moda primavera-estate 2023. In questo video, oltre alla tendenza, ci saranno anche degli outfit indossati da me, oppure vi mostrerò delle foto, vi mostrerò insomma per darvi anche qualche ispirazione per quanto riguarda gli outfit che potete indossare. Ovviamente ho ricreato outfit un po' più primaverili, perché è iniziata la primavera, dato che oggi è 23 marzo e infatti le giornate si stanno allungando, potete vedere qui dietro di me il bellissimo sole che piano piano scenderà fino alla fine di questo video. Spero di fare subito e non perdermi in chiacchiere. Potete ricreare gli stessi outfit ma con capi più estivi. Magari più in là, se volete, faccio anche il video per i capi prettamente estivi, quindi vi do anche magari delle idee outfit, però fatemelo sapere giù nei commenti così che lo so e registro poi il video anche un po' più in là. Tutti i capi che vi farò vedere sono capi presi dal mio armadio. Ovviamente la moda ritorna sempre, ultimamente sta tornando la moda anni 2000. Detto questo, bando alle ciance, prendo il mio fidato telefono e il mio fidato iPad perché mi sono segnata tutte quante le tendenze e iniziamo subito. Prima tendenza, il denim, il total denim. Come vi anticipavo già nel video tendenze scarpe autunno-inverno 2022-2023, che se non avete visto vi lascio qui perché sono andate tutte quante di moda e continuano anche in questo periodo, quindi se non volete perdervi le tendenze scarpe andate a vedere quel video. Infatti, come vi anticipavo in quel video, si conferma nuovamente il total denim. Negli anni precedenti sì, andava di moda, ma quest'anno spopolerà ovunque. Infatti il total denim lo potete indossare come completo di set, giacca e gonna, magari dello stesso colore oppure anche spezzato, perché oltre appunto indossare anche jeans e giacca dello stesso identico colore o anche camicia in realtà, va bene anche lo spezzato, magari meglio se indossati di denim, di colori denim in contrasto, ovvero ad esempio giacca chiara e jeans molto molto più scuro. Ovviamente non per forza solo in color jeans, ma anche in bianco, in nero. Basta che c'è denim. Anche in realtà negli stivali. Sì, stivali di jeans. Seconda tendenza. Sinceramente non me l'aspettavo. È venuta così. E ce la prendiamo e parlo del silver. Diciamo che secondo me io sono oro, mi stanno meglio nel senso i colori oro, sono più calda che fredda, però ultimamente stanno tornando i toni freddi e soprattutto il silver anche nell'ambito dell'abbigliamento. Possiamo vedere completi total silver o ad esempio i pantaloni che io avevo preso per il mio compleanno ma che poi non ho indossato perché non mi piacevano con le scarpe, però tralasciamo questo discorso perché se volete c'è il video del mio compleanno, vlog del mio compleanno che vi lascio qui. Oppure ad esempio anche maglie argentate, ma non solo, perché ricade non solo nell'abbigliamento ma anche negli accessori, quindi borse e anche anelli, bracciali, scarpe, qualsiasi cosa, anche occhiali in realtà. Io diciamo che ho iniziato questa tendenza mischiandola a una successiva a Capodanno 2020. Sì, esattamente, cioè tra il 2019 e il 2020, perché avevo un completo blazer e pantaloni, proprio un tailleur grigio argento brillantinato. Grazie, sono molto in anticipo io. Scherzi a parte, andiamo avanti. Anche questa tendenza un po' l'ho anticipata, perché ho una gonna maxi, infatti tendenza gonna, gonne maxi, maxi skirt, perché ho una gonna Levi's. In realtà non è lunghissima, ma per me era abbastanza lunga e arrivava giù, anzi arriva tuttora giù le ginocchia, sotto le ginocchia. Ma quest'anno
quest'anno andranno di moda le gonne ancora più lunghe. Se vogliamo riprendere la prima tendenza, quindi quella del denim, possiamo indossare appunto delle gonne in jeans, ma non solo, anche gonne super fascianti lunghe, ad esempio la Kim Kardashian, oppure anche gonne bianche lunghe. L'importante è che siano gonne lunghe, più morbide, più aderenti, con spacco, senza spacco, decidete voi. Altra tendenza che andrà di moda, anzi sta già spopolando, sono gli strass, e con questa appunto era la seconda tendenza che, mischiata a quella del silver, mi dava il tailleur brillantinato argentato. Gli strass infatti andranno tantissimo di moda, anche questi, non solo sui vestiti. Ad esempio, io al mio compleanno ho indossato un maglioncino sbracciato e a collo alto con tutti quanti gli strass qui pendenti, infatti sempre in quel vlog potete vederli, ma non solo sul top, anche sui, ad esempio, jeans con strass. Ci sono anche pantaloni neri con gli strass, dei dettagli solo con gli strass, oppure anche sugli accessori, oppure anche sui completi. Ad esempio, ho un completo di Cider tutto quanto di strass, non solo sui capi d'abbigliamento ma anche sugli accessori. Infatti possiamo guardare anelli, orecchini. Al compleanno mi hanno regalato un paio di orecchini con gli strass super super belli della Lujo, e se li volete andare a vedere vi lascio il link qui su, anzi vi rimando al video dei miei regali di compleanno, appunto non solo per quanto riguarda l'abbigliamento ma anche accessori. Al mio compleanno mi sono autoregalata la borsa di Steven Madden, quella con tutti quanti gli strass, super super bella, elegante, si può portare anche a tracolla e ricorda molto la Prada Chloé, e diciamo questa tendenza è stata ispirata dalla Prada Crystal, ovvero la borsa di Prada, quella con tutti quanti gli strass. Anche di Steven Madden ce n'è una molto 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 simile. Ah, e non solo strass argentati, ma ad esempio ho una borsa anche con gli strass viola, sempre di Steven Madden. Per questa tendenza devo andare a fare shopping, perché parlo di maxi abiti aderenti, preferibilmente senza spalline. Io ne ho solo uno, ma è più invernale che primaverile barra estivo, perché è leggermente a collo alto, maniche lunghe, bianco, scende fino ai piedi. Ne ho un altro nero e un altro verde, ma sono sempre più che altro invernali barra autunnali. Quindi andate a fare scorta di tubini extra lunghi che arrivano alla caviglia, super aderenti, senza spalline. Da Zara ce ne sono diversi e molto molto carini. Questa tendenza a me non piace, cioè secondo me per il mio fisico, ma su di me, perché sugli altri la vedo benissimo, perché sto parlando dei jeans skinny. Stanno ritornando, oltre jeans a vita bassa, anche i jeans skinny. Infatti quelli che vi faccio vedere li ho presi da Zara al mio primo anno di università, però sono a vita media, li preferisco rispetto a vita bassa. A vita alta sarebbe meglio in realtà, ma stiamo parlando dei jeans skinny, quindi decidete voi l'altezza della vita, ma ritornano appunto di moda e non mi piacciono sul mio fisico, perché un fisico a pera, sembra che ho le cosce ancora più grosse di quelle che in realtà non ho già, e poi mi danno fastidio jeans così stretti. Infatti io utilizzo solo pantaloni larghi o dritti, e chi mi conosce lo sa. Ovviamente non solo jeans skinny, ma anche pantaloni neri. Ne ho un altro paio nero, sempre di Zara in realtà, sì, però sempre di qualche anno fa, quando non so cosa mi frullava nel cervello, ho acquistato questi due pantaloni insieme. Volevo due jeans, uno color jeans, uno in denim e l'altro nero skinny. Me li ritrovo quest'anno come tendenza. Sono molto molto carini, indossati però dentro gli stivali, quindi se andate da qualche parte un po' più elegantuccia, anche con stivali alti che arrivano sempre al ginocchio perché vanno di moda ancora, sì, una tendenza scarpe, quindi o con il tacco o senza tacco. Altra tendenza che sta spopolando sono le trasparenze, soprattutto perché li vediamo dalle influencer, quali anche Chiara Ferragni, mostrarsi praticamente con un velo di body al di sopra, che può essere un body, un vestito, comunque non ci credo.
Non so perché sono sempre così sfigata. Ho parlato per una mezz'oretta a vuoto, e nel frattempo il sole sta calando. Ecco, merito un like solo per la pazienza, perché sto ripetendo tutte queste cose per voi. Avevo praticamente finito tutto quanto il video, ho dato pure i saluti, no, memoria piena. Anche se avevo cancellato io le clip vecchie, non so perché si sono ripresentate sulla scheda SD. Riprendiamo dalla tendenza delle trasparenze. Non mi voglio dilungare tanto perché non voglio, più che altro ancora viene interpretato male, vengono interpretate male le parole che dico io. Uscireisi con queste trasparenze, ad esempio con body, maglie, però diciamo le indosserei con qualcosa al di sotto per non far intravedere, anzi per non far vedere tutto ciò che ho di mio, ecco, personale che dovrebbero almeno vedere poche persone. Se volete uscire così con semplici top in rete, si vede tutto sotto, va benissimo. Se volete uscire più coperte, ad esempio, io esco sì con maglie che sembra che io non abbia nulla al di sotto, in realtà, per non togliere anche la bellezza del body o della maglia di per sé che sto indossando, indosso un reggiseno color carne al di sotto oppure quelli adesivi, così che dietro non si veda, ecco, la striscia del reggiseno. Detto questo, passiamo alla prossima tendenza. Cargo. I cargo sono spettacolari, oltre che comodissimi, e vi permettono anche di non portare le borse, quindi a me piacciono tantissimo. Però ecco, decidete voi qui se optare per cargo un po' più sportivi, in denim o semplicemente in cotone, oppure anche in cargo un po' più elegantucci, che si possono indossare anche per occasioni un po' più, sì, un po' più eleganti. Io infatti ho un paio di cargo rosa bellissimi che indosso non in modo sportivo, ma in modo un po' più casual barra elegante. Ovviamente non parlo solo di pantaloni, ma ci sono anche gonne maxi o anche mini cargo, sono bellissime. Quando si parla di primavera e estate si parla di colori, infatti sarà di moda e di tendenza il total fluo o comunque total colori brillanti. Andranno di moda anche quest'anno. Potete decidere voi se aderire, tra virgolette, a questa tendenza oppure se optare per la prossima, ovvero il minimal. Tutti gli outfit che vi ho fatto vedere precedentemente hanno un filo logico, tutti quanti, e no, non è la magliettina bianca che ho indossato in quasi tutti gli outfit, ma è il minimal, l'essere minimal. Non ho esagerato né con gli accessori, ma neanche con fantasie o abiti così sfarzosi. Sono stati tutti quanti outfit minimal. Non utilizzare stampe che vanno ad arricchire ancora di più l'outfit, ma bisogna spogliarlo, spogliarlo di cose inutili. Minimal non solo di linee, di stampe, ma anche di forme. Quest'anno andranno tutte le cose un po' più aderenti rispetto alle cose sfarzose che abbiamo visto gli altri anni. E ovviamente, oltre le forme, anche i colori. Meglio per colori nude, caldi o freddi, o denim o bianco e nero. Ultima tendenza, anche qui come il total denim, ve l'ho anticipata praticamente nel video delle tendenze scarpe 2022-2023 che vi ho messo qui prima, è lo stile gotico. Vi ricordate i mocassini che vi ho indicato in quel video? Ecco, lo stile gotico non rimane solo nella parte inferiore, ma sale nell'abbigliamento, nel senso che Mercoledì Adams dobbiamo essere noi, e quindi potete sbizzarrirvi prima di tutto colore nero, secondo con merletti, fantasie, pizzi, chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda l'essere gotico. Quindi decidete voi se usufruire di questa tendenza. D'estate non è tanto bello perché fa caldo e il nero attira il sole, però scegliete voi. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato anche utile e vi abbia tenuto anche compagnia. Spero che abbiate apprezzato il fatto che ho ripetuto metà delle tendenze un'altra volta. Scusate per quanto riguarda la luce, perché non mi aspettavo, insomma, che si interrompesse
interrompesse la registrazione e quindi è un po' calata, però speriamo bene. Non mi voglio dilungare ancora tanto, fatemi sapere qual è stata la vostra tendenza preferita e mi potete trovare sugli altri social quali TikTok come Erika Notarangelo con due O finali, e anche lì parliamo di moda e beauty e proviamo ad esempio sia per quanto riguarda vestiti, vi faccio vedere più outfit, ma anche make up, e mi potete trovare anche su Instagram come Red Eric. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Baci!